Parliamo del camoscio appenninico, presente solo in Italia. Un secolo fa era praticamente estinto. Dopo anni di lavoro si è arrivati a 2000 esemplari. Matteo Parlato è andato a vedere il risultato raggiunto. Questa è la storia di un sopravvissuto, il camoscio appenninico, passato dai 30 esemplari dell'inizio del Novecento ai 2000 di oggi, un'operazione nata e gestita in Italia con i finanziamenti europei. Sì, ma non solo. Oltre, diciamo, al necessario sostegno della Commissione europea dal punto di vista finanziario, stiamo parlando di quasi 3 milioni di euro di cofinanziamento, in questo caso il successo è da ascrivere alle capacità dei tecnici delle aree protette italiane, ma anche da un ruolo fondamentale che le comunità locali hanno messo in questa impresa, nel senso che le comunità sono state partecipi in questo quasi secolo di reintroduzione del camoscio nell'Appennino centrale, diciamo, sono state parte attiva e soggetti promotori di questa iniziativa. Da 30 a 2000 esemplari, un ottimo risultato che però ha un tallone di Achille, un patrimonio genetico piccolo, troppo piccolo in caso di una malattia che potrebbe mandare in fumo tutto il vostro lavoro. Assolutamente sì, ma avendo formato 5 popolazioni geograficamente isolate tra di loro, si viene a creare la premessa perché questo non avvenga. Si procede con la progressiva colonizzazione dei 5 parchi naturali dell'Appennino centrale. Prima gli adulti vengono portati in recinti perché si riproducono, poi i nuovi nati, una volta cresciuti, vengono liberati. Lì è il paese di Rovere, dove c'è il recinto dove stanno i due animali che abbiamo visto prima. Se tu segui la cresta, laggiù trovi l'area di rilascio in natura mandra murata. E lì dove sono arrivati i 12 animali trasportati nelle casse con gli elicotteri. Inserire un animale in una zona che ha un suo equilibrio preesistente, dove agricoltura e pastorizia sono sviluppate, può avere delle controindicazioni. Su questo abbiamo chiesto l'opinione di chi non fa parte del progetto, ma questi problemi li conosce. I camosci reintrodotti nel Parco Nazionale della Maiella non creano problemi né interferenze né conflittualità con il bestiame domestico, a differenza di quanto può accadere con altri ungulati tipo il cinghiale per l'agricoltura oppure in alcuni casi con l'orso e con il lupo. Anzi, e trattandosi di un animale facilmente osservabile, considerato uno dei più bei camosci al mondo, la sua presenza sicuramente è una ricaduta positiva sull'economia locale per quanto riguarda il turismo. Infatti c'è un flusso importante di escursionisti, di turisti che fanno turismo naturalistico e vengono qui per osservare il camoscio. Il turismo legato al camoscio si inserisce in uno scenario di turismo natura che in Italia ha chiuso il 2013 con un più 3% e quasi 11 miliardi di fatturato. Tutti i progressi di questo progetto curato dai 5 parchi appenninici e da Legambiente si possono seguire sul sito camoscioappenninico.it. Ma noi abbiamo una notizia. Da una coppia liberata nell'ultima delle 5 aree di ripopolamento, quella del Sirente Velino, sono appena nati 3 camosci.